Buonasera, buon pomeriggio. È un esperimento questo che fa Vicino Lontano in collaborazione con il Comune di Udine, con Casa Cavazzini e con l'Università di Udine. Avrete notato il quarto d'ora accademico. E, di accogliere l'esperimento consiste nell'accogliere una performance, installazione provocatoria, io la definirei, del collettivo La Maschera, Dalla Maschera e il Volto. Ve ne parlerà e vi racconterà come funziona il tutto Alessandro Rinaldi, che adesso chiamo sul palco. Buon ascolto e buon godimento della performance. Buonasera a tutti e benvenuti a Texture di Minimalia, la performance di Dalla Maschera al Volto. A breve entreremo nel vivo del processo, voglio solo darvi qualche coordinata del nostro lavoro. Io sono Alessandro Rinaldi e qui con me per il collettivo oggi ci sono Davide Grazioli, Marzia Nobile, Nicola Gaiarin, Gianni Barbon e molti altri amici e compagni di viaggio che fanno parte del progetto. Noi lavoriamo un po' in tutta Italia sul rapporto tra i linguaggi dell'arte contemporanea e le dinamiche di comunità. Ci interessa questo, collegare i linguaggi dell'arte contemporanea alle dinamiche dei gruppi sociali, delle comunità. Grazie anche per aver sfidato il maggio udinese. Direi che è un doppio piacere avervi qui ed è suggestivo essere in San Francesco con il rumore della pioggia. Quest'anno abbiamo scelto di lavorare su un progetto che si chiama Minimalia. Abbiamo pensato che una delle dinamiche di comunità che ci interessa di più è proprio il tema delle relazioni umane e in particolare quei fondamenti di minima che rendono le relazioni umane significative. Oggi abbiamo un'accelerazione incredibile dal punto di vista della relazione. Tante relazioni, tante connessioni, le possibilità tecnologiche hanno aumentato in modo esponenziale la nostra velocità di comunicazione, il contatto con le nostre connessioni. Però quante di queste relazioni sono significative? Quante altre volte invece rispetto al qui e ora del rapporto fra me e te, l'ultima notifica è più urgente e un po' ci rapisce in quelle che oggi vengono definite da un lato le grandi potenzialità dell'era digitale e dall'altro le nuove forme di nevrosi collettiva. Voi saprete che nel DSM-5, il manuale dei disturbi mentali, è in fase di studio il tema della dipendenza da comunicazione digitale. Per noi questo è un tema molto affascinante e tutto il nostro lavoro va visto da lontano e da vicino, come l'opera che c'è qui in San Francesco, o tutta la mostra presente in Via Manin, in Make, spazio espositivo, che è aperta in questi giorni e poi anche oltre alla durata del festival. In particolare, i lavori che trovate qui hanno a che fare con il rapporto tra ciò che è naturale e ciò che non lo è. Quindi vi invito a guardare da lontano e da vicino i nostri lavori per riflettere
su quello che proviamo a condividere con voi. In questo momento noi avremo una performance in cui contrapponiamo l'arte contemporanea alle nuove nevrosi di cui parlavo prima. Qual è la caratteristica della nevrosi? La ripetizione. Una nevrosi si ripete continuativamente. E in effetti il digitale, le possibilità della comunicazione digitale, da un lato, qualcuno diceva ieri in apertura di Vicino Lontano, ci danno più potere di quanto noi non pensiamo. Ci consentono di fare in tempo reale delle cose impensabili, di portare il nostro messaggio nel mondo davvero in tempo reale. Però al contempo, qualcuno dice, serve molta consapevolezza digitale. C'è questo movimento di cui parleremo nella performance che si chiama Digital Awareness, che lavora sulla consapevolezza. Come antidoto, invece, al fatto che un conto è usare il digitale per comunicare con grande forza al mondo un messaggio, un altro è passare 4 ore a inseguire nuvole di notifiche che ci ricordano che abbiamo più amici, più contatti, più connessioni, più offerte, più possibilità, più pubblicità e via dicendo. Questo è il confine che a noi piace esplorare con Texture. Vi dicevo che a me piace il fatto che l'arte contemporanea sia così contrapposta alle strutture nevrotiche perché non si ripete e si prende la libertà di dire qualcosa di diverso ogni volta per quelle che sono le possibilità di chi utilizza il mezzo. È una grande differenza con la ripetizione invece dei processi nevrotici. Oggi daremo spazio a una rappresentazione di quello che è Minimalia rispetto ai nuclei concettuali del progetto. E a un certo punto ospiteremo un personaggio controverso. Ci siamo interrogati a lungo sull'opportunità di invitarla, ve ne parlerò tra un po', però all'interno della nostra performance ospiteremo per la prima volta qui, a Vicino Lontano, a Udine, questa figura che è un po' un riferimento per i nuovi modelli della spiritualità digitale, Baba Tush. Qualcuno ne avrà certamente sentito parlare recentemente. Di fatto sta portando avanti un meccanismo di consapevolezza digitale e siamo riusciti a intercettarla per farla venire qui. Faremo un'esperienza insieme del suo percorso, della sua proposta. Prima però, per approfondire il significato della performance e anche per prepararci spiritualmente a questo lavoro, vorrei chiamare qui accanto a me il ricercatore che si occupa dell'approfondimento filosofico di tutti i progetti di Dalla Maschera al Volto. Quindi chiamo qui sul palco Nicola Gajarin, ben arrivato. Nicola, mentre ti accomodi accanto a me, qui con noi, io so che non è una sfida semplice, perché dare il giusto tempo all'approfondimento filosofico è anche la base per avere un'esperienza sufficientemente potente del lavoro che oggi vi proponiamo. Però, almeno in termini di panoramica, io ti pregherei di inquadrare il tipo di riflessione che ci ha portati a Minimalia, che ci ha portati qui nella Chiesa di San Francesco, grazie al coraggio e alla disponibilità di Vicino Lontano, ma anche di tutti i nostri partner. Nel frattempo potrete osservare anche alcune delle immagini di esplorazione del nostro progetto in questa fase. Prego Nicola. Grazie Alessandro, si sente? Penso stiano per alzarti il microfono. Prova. È il rischio della diretta, ma adesso ci aiuteranno. Potete intanto osservarlo nella fase contemplativa. A lui piace, di fatto, prendersi del tempo per immergersi nella riflessione. Prova. Ok, molto meglio direi.
Allora, tenendo poi appeso questo con una specie di ragno, visto che siamo sul tema dell'incrocio tra l'uomo e la tecnologia, credo che stia bene avere anche questa specie di innesto mutante. Non l'abbiamo provato prima, ma direi che sta bene. Allora, grazie Alessandro, grazie a tutti voi. Il mio compito stasera è fare in fondo qualcosa di particolare, cercare di essere breve provando a portarvi qualche nucleo di riflessione concettuale per capire un po' dove ci troviamo stasera. Allora, chi si occupa di filosofia, che lo faccia da professionista o da dilettante in altri momenti della sua vita, sa poi che più che dare delle risposte su dove ci troviamo, la filosofia ci aiuta a porci delle domande. Quindi, rispetto al grande tema dal quale è partito Alessandro, dal quale parte la riflessione di Minimalia, che è quello di questa sorta di nevrosi digitale, vorrei provare a portarvi una riflessione che forse ci aiuta ad avvicinare due grandi dimensioni sulle quali Minimalia lavora, che sono appunto quelle della nevrosi, dell'accelerazione digitale, e dall'altra parte la dimensione meditativa del rito, che è un po' la doppia anima che ci sta portando all'interno di Minimalia. Dovendo parlare di nevrosi, ho provato a cercare poi una qualche definizione tecnica del termine. Quindi c'è qualcosa che ha a che fare con la ripetizione, come ci ha detto Alessandro, ma una definizione interessante è quella che ci dice che la nevrosi, tra le altre cose, è un conflitto tra l'individuo e il suo ambiente. Quindi con la parola nevrosi andiamo a indicare una sorta di non pieno adattamento. L'uomo, l'essere umano, la persona sta nell'ambiente che dovrebbe essere il suo ambiente, ma in qualche modo sta in un ambiente che non sente come del tutto proprio. Quindi c'è una crisi costante tra l'individuo e il contesto nel quale si trova ad essere inserito. La cosa interessante è che forse però questa condizione di crisi, di non adattamento, non è poi un dato eccezionale, nel senso che poi ognuno di noi forse sa per esperienza che se c'è una cosa che accomuna tutti quanti è il fatto che la nostra relazione con il contesto non è una relazione data in partenza, ma è qualcosa che poi costruiamo progressivamente, costruiamo con il nostro vivere, con il nostro dare significati, con il nostro seguire dei percorsi di crescita o di sviluppo. Quindi forse non è una contingenza, non è qualcosa che sorge dopo la nevrosi, forse è qualcosa che viene prima, viene nel momento stesso in cui ci confrontiamo con il mondo come un contesto al quale dobbiamo provare a dare un senso. E direi che l'evento, in questo senso, ha reso davvero tutto più evidente, perché davanti all'evento questa condizione di non adattamento è assolutamente evidente. Quindi penso che questo vivere il proprio posto, come sia una forma di sentirsi fuori posto, questo paradosso che quello che è proprio, quello che è più vicino a noi, sia in fondo una forma di non rapporto pienamente esaurito, è forse una condizione comune, qualcosa che ognuno di noi vive in ogni momento. E forse anche la cultura, la storia dell'uomo, la scienza, l'arte, la tecnologia sono solo dei modi che abbiamo per cercare di stare meglio all'interno della nostra realtà. Credo molto in questa idea che noi viviamo continuamente con strategie di adattamento che a volte funzionano, a volte fanno buon fine, altre volte ci portano fuori strada. Non voglio fare poi citazioni filosofiche solo per il gusto di farle, però è interessante vedere come gran parte della filosofia del Novecento e anche dopo si sia mossa proprio in questa direzione. Faccio due nomi molto diversi, per chi li conosce sono forse nomi anche difficili da accostare. Penso alla filosofia di Martin Heidegger, che diceva che l'uomo in fondo è un essere che si trova in una condizione di essere gettato nell'esistenza. Già questa idea di essere gettato ci suggerisce che forse l'esistenza non è qualcosa che nasce come una condizione di pieno adattamento, ma è appunto una costruzione di senso. L'esistenza stessa è una ricerca che ci porta a costruire il nostro posto nel mondo, quindi qualcosa che non è un dato di partenza, ma è qualcosa che dobbiamo raggiungere. E dall'altra parte mi viene in mente uno psicologo, pensatore, filosofo, come vogliamo chiamarlo, come James Hillman, che parte da Jung, dalla psicologia del profondo di Jung, la elabora in maniera estremamente affascinante ed estremamente originale, e Hillman, come forse alcuni sanno, parla dell'idea di carattere in un libro molto interessante che si chiama Il codice dell'anima, ad esempio, e Hillman ci dice che il carattere,
quindi qualcosa che ancora dovrebbe essere proprio, dovrebbe essere qualcosa che fa parte di noi stessi, in realtà assomiglia più a una sorta di inquietante chiamata. Lui parla del daimon, il daimon viene da Platone. Pronto? Ok, devo tenere molto più vicino. E quindi questa inquietante chiamata del daimon per Hillman è una sorta di vocazione che ancora una volta avviene sotto forma di ricerca. Hillman, nella sua idea di psicologia politeistica, in fondo considera che la chiamata del daimon sia qualcosa che lui avvicina alla forma di possessione da parte di un dio, come era per esempio nell'antica Grecia. Quindi ancora una volta questa idea che quanto è più proprio dell'uomo, dell'essere umano, cioè il carattere, in realtà sia una forma di estraneità che ci mette in cammino verso una ricerca. La vocazione è qualcosa che ci inquieta, che spesso ci prende di sorpresa, che noi non dominiamo ma ci domina e ci porta in una direzione di ricerca. Quindi in questo senso quella che noi chiamiamo forse nevrosi digitale in fondo non è tanto una condizione nuova, è soprattutto l'accelerazione di una condizione esistenziale che ognuno di noi vive ed è anche abituato a vivere. Il fatto però di trovarsi immersi in un universo di informazioni in continua espansione ci porta un'accelerazione nel senso che l'espansione continua dell'universo dell'informazione, quello che si chiama l'information overload, il sovraccarico informativo, ci porta in una situazione un po' strana. A me ha fatto venire in mente, per esempio, quel racconto di Borges in cui l'imperatore cinese cerca di costruire una mappa che è talmente dettagliata che coincide completamente con il suo impero. Ecco, le informazioni, che teoricamente dovrebbero essere una guida, dovrebbero essere una mappa, sono così in costante espansione che sembrano coincidere con tutto l'universo. E più il mondo si dilata, l'universo si dilata, più si dilatano le informazioni e più questa mappa che in continua dilatazione sembra andare in pezzi, andare in frammenti. Quindi questa forse è la nevrosi digitale, che poi dopo l'evento diventa un elemento estremamente evidente, una mappa che cresce col territorio e che poi col territorio si sfrangia, si smargina, si distrugge, si frammenta. E quindi come lavora forse questa dimensione del digitale sotto forma di nevrosi? In fondo lavora su appunto questa condizione che provavo. E questa mano che, ecco qua, quando tocco questa mano, ok, e qualche elemento di conduzione elettrica forse c'è in questo momento. E quindi il fatto che non siamo del tutto al nostro posto nella realtà e quindi nevrotizziamo questo elemento fa sì che in fondo non sappiamo ogni tanto dove ci troviamo esattamente e le notifiche, questa forma di nevrosi che ci porta continuamente a guardare il cellulare per vedere se ci sono appunto persone che ci hanno cercato, se WhatsApp è pieno di notifiche appunto che ci chiedono di rispondere in maniera molto rapida o la verifica costante delle mail o capire su Facebook cosa sta succedendo, insomma esperienze che molti di noi hanno a livello personale o a volte a livello lavorativo. Ecco, questo mi sembra il senso profondo delle notifiche. La notifica dice che qualcuno ci sta cercando, dice che qualcuno pensa a noi, dice che qualcuno sta raccontando una storia in cui noi forse siamo dei protagonisti. Le notifiche ci dicono qualcosa sul nostro presente, sul nostro futuro, sul nostro passato. Quindi leggere ossessivamente le notifiche mi sembra quasi un modo per rincorrere dei segnali che ci dicono dove ci troviamo. E quindi mi era venuta in mente questa immagine del cellulare come una specie di radar portatile o ancora meglio un sonar. Avete presente come funziona il sonar? Si mandano dei segnali che ritornano e ci danno la posizione, come nei sommergibili o come nei grandi cetacei. Quindi il cellulare è come questo strumento che continuamente ci dà una posizione del mondo e nel mondo e ci aiuta a stare in un ambiente che non è del tutto nostro. Vado a chiudere questa mia breve riflessione dicendo che, ragionandoci sopra, mi sembra di trovare un punto di incontro interessante tra questa forma di nevrosi, che però è un modo per trovare il posto nel mondo, e il rito, quindi la dimensione del sacro, quanto sembrerebbe più lontano da questo tipo di ragionamenti. Perché in fondo anche il rito, da sempre, non è altro che una strategia attraverso la quale la persona trova il proprio posto all'interno di una comunità.
Pensiamo ai riti di passaggio, pensiamo alle iniziazioni in ambito antropologico, tutti i momenti nei quali l'individuo entra attraverso la dimensione a volte dolorosa o inquietante del rito all'interno di uno spazio sociale. Quindi ancora una volta, come la nevrosi, o forse come la nevrosi digitale, il rito è una strategia per tenere insieme la realtà e per trovare un posto in cui stare, come prendere un luogo e renderlo nostro attraverso questi piccoli rituali. La grande differenza ovviamente è che il rito digitale spesso è un rito individuale, il rito come dimensione del sacro è naturalmente una dimensione collettiva. E faccio un'ultima citazione per chiudere, perché poi è questo che l'evento ci indica, questa necessità di nuovi riti per abitare la dimensione del digitale. E cito un autore che non è molto noto, ma che io amo molto, che si chiamava Elvio Facchinelli, era un grande psicanalista, un intellettuale italiano molto attivo, soprattutto negli anni 70, anche negli anni 80 in realtà, che ha scritto un libro molto bello, fin dal titolo, che si chiama La freccia ferma, tre tentativi di fermare il tempo. In questo libro straordinario, Elvio Facchinelli ci porta in un breve ma incisivo percorso nel quale mostra i punti di vicinanza tra i riti nevrotici e i riti dal punto di vista antropologico, perché anche in questo caso la ritualità è un modo per cercare di controllare spazio e tempo e ancora una volta per trovare il nostro posto. E per questo credo che davanti all'evento, e non so se Alessandro è d'accordo con me, la grande sfida del digitale, anche sotto forma di nevrosi, è quella proprio di capire come vivere il rito, che distanza prendere da questi riti, accelerare o rallentare, farsi trascinare dal flusso o trovare delle pause contemplative. Oppure, e questa è la mia ipotesi, trovare una specie di ritmo particolare che tenga insieme tutte le cose. A me viene sempre in mente l'immagine, per esempio, del surfista che sta nel flusso, ma allo stesso tempo, senza controllarlo, riesce ad attraversarlo. Quindi questo mi viene in mente parlando della nevrosi digitale nel rapporto con il rito, che poi credo che sia anche una delle cose sulle quali lavoreremo stasera. Sì, hai fatto una bella premessa. Adesso stiamo per entrare nel vivo della nostra serata insieme. Questo tema del rito, dello spazio sacro, un po' in un'epoca di grande accelerazione. Allora, sapete, noi veniamo da mesi un po' combattuti, perché quando abbiamo cominciato a lavorare a Minimalia, parte del nostro collettivo, chi si occupa di ricerca filosofica, chi costantemente setaccia la rete alla ricerca di fenomeni antropologicamente rilevanti, ci ha proposto un incontro a distanza inizialmente con questa figura. Possiamo cominciare a prendere contatto, mi dicono che tra 2 o 3 minuti ci raggiungerà qui in sala Baba Tush. Lei si propone come una ricercatrice, c'è chi dice una mistica digitale, il primo caso un po', direi, in rete, ma oggi dal vivo, di misticismo digitale. Dico che abbiamo passato mesi un po' combattuti perché l'arte contemporanea, per fortuna, ha un perimetro di non giudizio molto ampio e quindi alla fine ci è piaciuto fare spazio nella nostra performance alla ritualità che Baba Tush propone. Potrete trovare online diverse notizie su di lei, però essenzialmente tu prima citavi Hillman, citavi il tema della chiamata, e lei racconta di sé di aver sentito dall'inizio questo desiderio di connettere delle tradizioni molto sciamaniche alla fine di ritualità, di attivazione della comunità, creando però un'integrazione molto più forte con le potenzialità tecnologiche, con le potenzialità del digitale. Lei parla di digital awareness, quindi di consapevolezza digitale, e ha viaggiato, continua a viaggiare un po' in tutto il mondo, per la prima volta è in Italia in occasione di Vicino Lontano. Noi abbiamo deciso di offrirvi, senza giudizio, un momento di incontro, ma anche proprio di esperienza di questi nuovi modelli di spiritualità digitale. Quindi tra breve la incontreremo, lei prenderà posizione
all'interno della nostra installazione, proviamo a costruire una sorta di sinergia e chi lo desidererà semplicemente potrà avere un incontro un po' più ravvicinato con la sua pratica, diciamo, di spiritualità digitale. Lei lavora con questa idea un po' di tecnomantra o di attivazione sonica dei centri energetici. La sua riflessione è anche molto interessante, forse conturbante, non sta a me dirlo. A questo punto vi inviterò soltanto, qualora desideraste interagire con questo rito breve, chiamiamolo di illuminazione digitale, c'è un sistema di all monitor che verrà ad accogliervi a fronte dell'alzata di mano e per una decina di minuti faremo un'esperienza breve insieme, potete però vivere l'esperienza di quella che nelle tradizioni sciamaniche o se volete nell'induismo viene definita il darshan, il momento di incontro con una figura che a vario titolo può essere definita maestro o guida spirituale. L'elemento effettivamente innovativo è questa connessione tra una dimensione sciamanica e la dimensione prettamente digitale. Mi fanno segno che sta per entrare nella chiesa di San Francesco Babatouche, che a questo punto accogliamo con un tappeto di suoni, come è sua tradizione. Non posso che augurarvi un'esperienza intensa e forse nuova di sciamanesimo digitale. Babatouche in Italia. Diamo il nostro benvenuto a Babatouche per la prima volta a Vicino Lontano, a Udine, in questa edizione del Festival. In modo molto semplice, come vi dicevo, le istruzioni che ci ha mandato sono semplicemente di avere un momento più che altro esperienziale, più che una discussione razionale, che credo lascerà a noi. E quindi da questo momento in poi, se ci sono semplicemente dei volontari o delle persone che vogliono fare un'esperienza breve, ma penso intensa, di connessione con questa idea della digital awareness, con questa idea che Babatouche definisce di tecnomantra, questo è un po' il momento. Quindi noi ci prenderemo 10 minuti, un po' di osservazione, di contemplazione o di ulteriore riflessione, però c'è un sistema di all monitor e di hosting. Considerate che da quando abbiamo cominciato a rendere più visibile anche in Europa
la presenza di Babatush qui in Italia in particolare, stiamo continuando a ricevere richieste di moltiplicare questa performance, quindi è davvero un'anteprima che però è destinata a ripetersi poi in altri paesi. C'è qualcuno nel pubblico che vuole semplicemente iniziare questa sperimentazione? Potete tranquillamente alzare la mano se c'è qualcuno che vuole sperimentare. Credo ci sia la nostra collega Lavinia che può aiutarvi, e quindi a piccoli gruppi magari diamo un tappeto sonoro a questo percorso e osserviamo un po' l'esperienza del tecnomantra di Babatush.
credo ci siano ancora qualche minuto di tempo, quindi chiunque sia interessato a sperimentare questo percorso può semplicemente alzare la mano e gli All Monitor presenti in San Francesco potranno accogliervi in questa prima occasione. Chiaramente abbiamo una finestra molto breve di esperienza. Credo ci siano ancora circa 4 minuti, quindi realmente invito chiunque abbia così la voglia di sperimentare questo tipo di incontro può semplicemente alzare la mano e uno al monitor vi accoglierà un po' come è stato fatto per i primi volontari. Ovviamente non me la sento di commentare. Mi sembra che sia semplicemente qualcosa da osservare insieme a voi. Io, se sei d'accordo, proveremo a farci delle domande alla fine, insomma. Ormai sapendo che abbiamo veramente un paio di minuti perché ha un volo da prendere, rinvierei alla conclusione le domande negli ultimi 10 minuti. Non lo farei adesso. Diciamo che la mia spinta da antropologo mi porta a dire attendiamo il rito rispetto al commento.
stringa, forse abbiamo davvero tempo per ancora uno o due volontari al massimo. Ma... davvero gli ultimi due volontari, perché non siamo in grado di gestirla oltre. Thank you.
Salutiamo Baba Tosh per... Abbiamo veramente pochi minuti per concludere l'incontro. Io per primo avrei molte domande, quindi realmente magari proveremo a chiudere con qualche battuta nostra e dal pubblico. Direi che per noi il senso del, forse anche della difficoltà di questo progetto è stato proprio assumerci la responsabilità di mostrare quello che accade. Che accade in continuazione. Questo è forse il mix più particolare che ho visto da vicino tra ricerca tecnologica e nuovi approcci sciamanici. Che sensazione ti ha dato? Ma se posso dirti, io questo evento l'ho voluto con forza quanto te, quanto gli altri. Sono un po' perplesso, nel senso che mi chiedo soprattutto se sia stato giusto mostrare tutto questo così attraverso la videocamera. Cioè, mi chiedo se un'azione di questo tipo, qualsiasi significato abbia, sia giusto mostrarla, sia esporla così davanti agli occhi di tutti. Questa è la sensazione che mi è arrivata di perplessità, perché immaginavo succedesse qualcosa del genere, però non pensavo fosse così a tutto schermo. Quindi sì, non mi sento del tutto bene con quello che ho visto. Questo è normale, naturale. Direi, se c'è in sala Davide Grazioli, che è uno degli artisti del collettivo che ha in realtà seguito più da vicino, perché anche noi siamo stati un po' sulle immagini a grande schermo, magari preparati anche tu a dire qualcosa di come è stato da vicino. Chiederei però in sala se c'è qualsiasi commento o domanda. Abbiamo veramente 4 minuti. Alla fin fine, quindi, se c'è qualsiasi, vedo una mano alzata, se qualcuno può aiutarci con un microfono. È chiaro che quello che tu dici, Nicola, è uno spunto di riflessione. Oggi, peraltro, questo sta avvenendo su base continuativa. Comunque ci penserò da domani. C'era una domanda lì. Se qualcuno ha un microfono... se posso chiedere aiuto a uno al monitor, altrimenti possiamo usare il gelato che c'è qui. Grazie. Lavinia, per favore. Ecco, grazie. Sì, io sono rimasta colpita dal vostro approccio antropologico. Mi interessava capire qual è la vostra definizione di arte sociale. Sì, questa è una domanda che ci aiuta. Magari ne raccogliamo, se ce ne sono ancora una o due, proviamo a chiudere così. C'è qualsiasi altro tipo di domanda o di commento in sala che volete portare? Vi lasciamo ovviamente il tempo, pensateci, e poi magari le ultime battute le faremo con Nicola e con Davide, che ha osservato più da vicino la scena. Credo che per un po' questa esperienza non verrà ripetuta a Udine, però abbiamo già delle richieste per creare questo binomio di accoppiamento tra la performance e l'idea di sciamanesimo digitale di Baba Tosh a Fiume, in questo momento, in Austria, e ovviamente c'è la logica di un broadcasting online diffuso. Quindi avrete modo di seguire il progetto probabilmente dal sito di Baba Tosh, però abbiamo deciso, come dalla maschera al volto, almeno per un anno,
di continuare lo storytelling, la narrazione, di studiare il fenomeno intrecciandolo. Onestamente, visivamente mi ha colpito perché nella performance, nell'installazione, c'erano delle risonanze. Ma vediamo se c'è qualche ultima domanda in sala. Io non vi vedo benissimo, però se c'è qualche altra mano alzata, con piacere, così andiamo a chiudere la nostra sessione di lavoro. No, direi che rimaniamo sulla domanda in fondo, per noi forse anche molto comoda, Nicola, però prima della chiusura sul concetto di arte sociale, forse Davide Grazioli, che come artista del collettivo della Maschera al Volto ha seguito abbastanza a lungo il progetto, se vuoi fare un commento anche tu di quello che abbiamo visto. Ma vorrei condividere con voi quello che mi è balzato agli occhi, che la nostra sfera digitale è quello che sta diventando sempre più presente come una dimensione vera e propria dell'ambiente che abbiamo intorno, e di conseguenza probabilmente possiamo iniziare proprio a pensarla con un suo pH, con un suo grado di tossicità potenziale. Il digitale entra nelle nostre vite, si mischia, interagisce con le nostre vite ad un livello che non si è mai verificato prima. E mi piace che questo sia uno spunto di riflessione per capire se è da ripulire, da bonificare, se ha una sua pericolosità. Mi vengono in mente fenomeni come Blue Whale, City, che spingono al suicidio i ragazzi. Quindi cose potenzialmente virtuali, ma che poi di fatto hanno un'interazione molto più che reale, per non dire drammatica, con le vite. Di conseguenza definirla come una nuova dimensione dell'ambiente che ci sta intorno mi sembra una buona così, proposta. Grazie Davide. Direi davvero, Nicola, un commento breve alla domanda della persona che in fondo forse idealmente per noi ci portava il tema dell'arte sociale in relazione a questa inclinazione di lettura un po' antropologica che noi abbiamo alla base del progetto, e poi invece magari a me il saluto finale per questa giornata. Però prima lo chiederei allora, grazie per la domanda sull'arte sociale. Non so se abbiamo visto arte sociale oggi, abbiamo visto una cosa che assomigliava a un rito, ma non so neanche se fosse un rito, ma io credo che lavorare sull'arte sociale fondamentalmente sia cercare di attivare delle energie di comunità attraverso i linguaggi artistici. Quindi questo è quello che cerchiamo di fare, abbiamo provato a farlo anche oggi, mescolando un po' di cose. Alcune cose le avevamo forse pensate in un certo modo, altre sono andate in modo diverso, ma comunque credo che l'arte sociale voglia dire usare dei linguaggi che di solito sono confinati a spazi espositivi di tipo più tradizionale per far succedere delle cose e poi per misurarne le conseguenze, per registrarne le conseguenze. Quindi io, rispetto alla domanda che ci ha fatto il pubblico, vedrei questo sull'arte sociale. Nicola, ti ringrazio e grazie a tutti voi per essere venuti qui questa sera, sfidando un po' le intemperie. In uscita sarete accompagnati dall'ultimo di questi tecnomantra, chiamiamoli così, che ci ha proposto Babatush. Ci ricorda che questo tipo di vibrazione potrà portarvi degli elementi di consapevolezza, di attivazione energetica, onirica, anche nelle prossime ore. Quindi, insomma, al di là della componente razionale, un po' come in tutti i fenomeni sciamanici, seppur per la prima volta in questo caso di tipo digitale, state un po' nella vibrazione in uscita dall'esperienza. Quindi, mentre parte l'ultimo tecnomantra, io ringrazio tutti voi, ringrazio i nostri partner che ci danno la possibilità con tale libertà di viaggiare un po' in giro per l'Italia e per il mondo per collegare i linguaggi dell'arte contemporanea alla ricerca di fenomeni antropologici che ci sembrano importanti. Grazie ancora, direi facciamoci accompagnare dalla vibrazione del tecnomantra, e grazie per essere stati con noi stasera. Veramente.